oggi il Becker vuole cucinare il fegato di vitello, però in compagnia di un amico, Stefano. Ciao, ciao Stefano. Fabio, mi fai cucinare il giorno di riposo. Adesso cucino il fegato io alla Becker Way. Ok. Però poi cucino. Va bene, dai, va bene, ci sto. Un coltello che taglia. Io ti preparo la cipolla, classico nel fegato veneziano, la cipolla. Guardate il colore. Visto che siamo qui in mezzo al verde, andiamo a fare una sorta di fegato alla veneziana in versione street food, giusto? Assolutamente. Fra l'altro, il fegato non ha bisogno di grandi lavorazioni quando si cucina alla griglia, perché deve essere apprezzato per le sue caratteristiche. Io l'ho tagliato anche leggermente spesso, perché così resta anche più morbido. Certo. Direi che potremmo già dargli un'occhiata, guarda. Vedi come già si sta cauterizzando. Puoi passarmi le cipolle anche? Volentieri. Allora, guarda, te le prendo al volo. Pensa che io sono cresciuto a fegato e animelle. Giuro. Pensa che infanzia che ho avuto. Ma direi che è molto bella. Io faccio una cosa, ci metto un po', senti, buono, di sale marino affumicato. Cos'hai fatto tu? Allora, nel fegato alla veneziana il burro non manca. Questo è vero. Quindi una noce di una punta di burro sulle cipolle. Qui c'è il pane. Andiamo a scaldata. Andiamo a scaldata, bravo, veloce. Bella questa idea di fare comunque qualcosa si avvicina anche allo street food. No? Bravo. Guardate. Io la adagio qui, Guarda qua. Fantastico. Cioè, è rosato. Vai. Tagliamo le listarelle. Tagliamo le listarelle. Vai. Recuperiamo il pane. Vai di pane. Scaldato. Perfetto. Spostiamo, lo mettiamo qui. Qua. Poi cipolla. Io mani libere. Vai. Lo mettiamo proprio in maniera free. Vai qui. Perfetto. In questo modo. Wow. Beh, non ditemi che non vi viene la voglia di addentarlo. Io apro la birra. Apri la birra. Ah, a proposito, guarda che dopo tocca anche a te fare una ricetta. Doppia quindi oggi. Hai visto che sono sudato. Va bene. Com'è? Buono, eh? Poi te lo faccio assaggiare. Grazie, eh? Cheers. Adesso tocca a me. Faccio il fegato alla veneziana, maniera mia però. Gli ingredienti sono gli stessi. Ho preso il fegato tagliato a cubettoni, l'ho messo a marinare per un'oretta circa, in zucchero e sale. Bello. Quindi adesso tu però mi aiuti. Certo. Quindi io lo sciacqui, lo tamponi un po' con l'acqua, certo, e lo passi nel pan grattato. Normalmente si mangia con la polenta bianca, mi insegni, giusto? È vero. Io la polenta bianca non ce l'avevo, avevo delle cialde di riso venere. Olio bollente, la andiamo a friggere, vedi che si gonfia. Spettacolare. Filo d'olio, il fegato va in cottura. Cosa manca? La cipolla. L'ho tagliata in quattro, la vado a sfogliare. Acqua, la vado a mettere dentro. Una punta di sale, una punta di zucchero. Appena appena di burro. Questo è un aceto affumicato, senti che profumo. Fegato perfetto. Com'è? Eh? Bello. Vedi, sembra quasi un tonno. Spettacolare. Cotto bene, sai. Grazie. Bravo. Grazie. Sei? Sei più? Sette. Anche sette. Sette. Tanto assaggia questo? Sì, volentieri. Com'è? È Venezia. È Venezia. Eccolo qua. Quindi andiamo prima col fegato, poi la cipolla. Io ti rubo un po' del tuo sale affumicato. Grazie. Andiamo a giocare con le chips. Il morbido, il dolce e il croccante. Cosa gli manca? Secondo me col fegato c'è sempre una cosa che non abbiamo messo, l'alloro. Sì. Allora ho questo, che è un olio all'alloro. Caro, caro Stefano, è stato un piacere ed un onore poter farti da apprendista macellaio, anzi da apprendista kumi, in un piatto che secondo me è magistrale. E ti dirò anche un'altra cosa. Dimmi. Secondo me è anche molto sfizioso. Anche secondo me. Ci vediamo alla prossima. Ciao.